Saranno davvero ingenti le ricadute per il mondo agricolo toscano e anche per l'occupazione. Bonifiche Ferraresi ha presentato ufficialmente il progetto Toscana, l'incremento della presenza della calza chianina nei mercati nazionali europei, il laboratorio di ricerca e lavorazioni per le officinali, il nuovo centro aziendale, il recupero architettonico del Parco delle Leopoldine. Questi alcuni aspetti principali di questo progetto davvero innovativo. Il progetto di Bonifiche Ferraresi oggi formalmente mette la prima pietra. L'abbiamo fatto in questi ultimi 20 mesi con una serie di opere accessorie come la derivazione della diga di Montedoglio per la risorsa idrica. Oggi presentiamo alla presenza del Presidente Rossi e delle istituzioni locali gli investimenti che noi andremo a realizzare non solo per la riconversione delle colture che abbiamo realizzato in questi mesi passando da circa 13 colture a più di 40, ma lo facciamo anche con una logica di valorizzazione, come lei ricordava, delle produzioni locali. Lo facciamo perché passiamo dalla commodities, quindi dal prodotto massivo e di massa, al prodotto ad alto valore aggiunto, sia per la parte olivicola, per le aromatiche, per tutta la filiera ortofrutticola, così come lo vogliamo fare anche per i prodotti trasformati di derivazione cerealicola. Il cammino di bonifiche quindi si consolida in Valdichiana, ma il progetto di oggi è un progetto che guarda tutta la Toscana. E quindi la volontà è quella di essere un attore del territorio in collaborazione con le istituzioni e anche con quelle realtà della formazione per i giovani cui noi guardiamo molto, come l'Istituto Vegni. Questa è un'azienda agricola quotata in borsa di grande storia. Il fatto che decida di investire su 1.000 ettari, poco più, del territorio toscano, tra la Valdichiana, Cortona e anche Castiglion Fiorentino, credo che sia il segno di potenzialità che l'agricoltura ha in questa regione.